Ein paar wichtige Spieler sehen sollen da aus. Ja, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Mikrofonprobe. Hört man nichts? Du hörst mich nicht. 1, 2, 3. Ja, aber ich muss ihn allem so tun. Aber haben wir besser gehebt als mit der Hand? Verstehst du? Ich habe mir die Mikrofonprobe von dir vorher geprobt. Ja. Nein, weil jetzt hörst du mich jetzt besser. Hörst du mich jetzt besser? Hörst du mich jetzt besser? Ja, besser so, nicht? Als wenn ich sie leider oben mache. Nein, weil was? Wenn ich sie da oben dann kann es sein, dass ich sie noch nicht mal hier rede. Weil ich muss ja schreien, mag ja nicht sein. Du bist ja hip. Ja, ich hip's. Nicht? Am Anfang, bei der Umfang. So, jetzt geht es, man schon hört, muss ich mal auf uns halten. Ja, ja, aber wenn aber jetzt hörst du mir jetzt reden. Hörst du mir jetzt reden? Hörst du mir jetzt? Musik aus, danke. Signore e signori, buonasera e benvenuti e benvenuti alla semifinale dei playoff della Serie A femminile. La partita di oggi sarà SS Fabrics Südtirol contro AC Lifestyle Erice. Meine Damen und Herren, schönen guten Abend und willkommen zum Hinspiel des Playoff Halbfinales der Damen. Heute spielen wir Amici della Palamano, benvenuti su Eleven Sport per assistere alla partitissima qui a Bressanone
al Palasport di Via Laghetto per il primo turno della semifinale playoff, che tra qualche istante avrà inizio tra l'FC Südtirol e l'Erice, terza rispettivamente seconda classificata, con un solo punto di distacco nella regular season conclusasi sabato scorso con le rispettive vittorie su Prato e Cerini Padova. La partita si preannuncia molto interessante, con il pronostico leggermente a favore dei ospiti, se non altro per aver vinto tutti gli scontri diretti di quest'anno, compresa la finale di Coppa Italia. Ora però si riparte da zero, ma con il non indifferente vantaggio per gli ospiti dell'eventuale spareggio in casa loro. Tifo alle stelle qua a Bressanone, difficile sentire la propria voce. La squadra siciliana, lo sappiamo, ha nelle proprie file alcune giocatrici che possono fare la differenza, come la portiera Gianna Masson, la camerunese Karima Eko Gorbatsova e Storosuk Anna. L'unica defezione nelle file degli ospiti, quella di Marinella Tarbu, perno della difesa e pivot. Vedremo se il Brixen, ancora campione d'Italia in carica, saprà affrontare questa partita. Il campionato, la squadra ha iniziato maluccio, si è però poi ripresa nel corso della competizione e ultimamente ha conseguito anche qualche importante vittoria, come quella sul Salerno. Intanto la partita è iniziata con il Brixen Südtirol in possesso di palla, schiera nella sua prima formazione da Muratovic al centro, Saranovic che spara subito alto sopra la porta di Masson. Sarà necessario quest'oggi calibrare bene i tiri in fase d'attacco, perché solo così è possibile superare la Masson, che si sta rilevando unitamente alla Eco il vero punto di forza di questo Erice. Primo attacco di Hanna Storosuk nella posizione di terzino sinistro, bloccata da Saranovic e Put Iveni, scusate. Ancora la Storosuk, che con il suo primo tiro in doppio appoggio centra la porta difesa da Prünster. C'è fallo su Esma Muratovic, che si è rialzata in elevazione 9 metri bianco azzurro di Udinese. Una partita certamente interessante anche sotto l'aspetto che il Brixen ha il miglior attacco e l'Erice la miglior difesa del campionato. Manovra la Vegli, Saranovic, bloccata ancora dalla Eco. Muratovic, il tiro della Muratovic è parato dalla Masson, però c'è fallo ed è rigore per il Brixen. Sotto le proteste degli ospiti, in particolare della Storosuk e della Eco, sulla palla Ligia Put. Ligia Put, che con una doppia finta riesce a incanare la Masson. Parità. I rigori quest'anno sono stato spesso il punto debole delle brissinesi, sono occasioni che non si possono fallire ovviamente contro un'avversaria con il calibro dell'Erice. Ecco va il tiro
fermata falosamente anch'essa la palla che finisce sopra la porta di Prinster. 9 metri. E la Eco con un tiro di doppio posto segna la sua prima rete. Doppio posto. Replica subito Sara Hilber, lanciata prontamente dalla Prinster. Toro giù, Eco. La Eco è la vera forza della natura. Avete visto anche questa volta, nonostante il fallo subito, è riuscito a scoccare il tiro. Però poi gli arbitri hanno fermato giustamente l'azione, combinando anche una munizione per la Vegni. Storaciuk. Numero 17, Gorbaciova sbaglia la conclusione. Palla che però rimane nelle mani delle ospiti. Storaciuk, Eco che riesce a dare a segno nonostante sia fermata fallosamente. Ne da meno il Brixen che con la Vegni pareggia nuovamente. Un inizio di partita al fulmicottone con entrambe le squadre protese in bellissime azioni d'attacco. Fallo di piede della Eco, va via il Brixen che non dovrà fare l'errore. Emma Muratovic, è il primo vantaggio del Brixen quando siamo arrivati al quinto minuto del primo tempo. Finora è la partita che tutti ci auspicavano, speravano. Ovviamente qua a Bressanone l'attesa è grandissima, perché condizione imprescindibile per avere una chance è quella di vincere l'incontro casalingo. E la Eco va subito a segno per la terza volta. Muratovic, put, scocca un tiro dalla put, sta fermo, doppio appoggio, palla che però è alta. L'ambisce, la traversa e finisce sul fondo. Nulla di fatto dunque, 4-4 al sesto minuto di questo primo tempo. Siamo curiosi di vedere se Ubinessin troverà qualche soluzione per impedire le reti di Eco. Bellissimo pallonetto questa volta da parte di Beatrice Pugliara. Fallo su Muratovic. C'è il cambio di posizione da Pute Muratovic con la romena. Si pone al centro dell'attacco. Da Muratovic forza un po' troppo l'azione. Il suo tiro vede pronta la Masson. Incontenibile la Eco che con un altro tiro basso riesce a superare la Prinster, che quest'oggi ha avuto la precedenza su Francesca Lucchini. Giada Babbo, put. C'è 9 metri per fallo della Eco sulla Vegni. 4-6 dunque. In un battibaleno le ospiti sono riuscite a prendere un doppio vantaggio. Giada Babbo, bella azione di Giada Babbo, si provoca anche un'ammonizione per la Gorbaciova. 5-6.
Importante senz'altro per il Brix non perdere il contatto nel parziale, perché dovrebbe essere oltremodo difficile recuperare un gap troppo vistoso nei confronti degli ospiti. Questa volta il tiro della Stojčuk. Aia! San tiro della Muratović, che aveva visto la porta vuota. Peccato, perché l'occasione era propizia, visto che la Masson si era portata verso la panchina. Nulla di fatto dunque, e palla nuovamente nelle mani delle nero-verdi, ospiti siciliane, che come dicevo prima sono certamente le favorite per quanto hanno fatto vedere nell'arco di questo campionato, soprattutto dopo la pausa invernale. C'è un rigore questa volta sacrosanto a favore dell'Erice per fallo su Polina Gorbatsova, che rimane anche stordita a terra. Niente, adesso si è rialzata, nulla di grave. Rigore che ovviamente viene affidato Eco, che vedrà, cercherà di superare la Prinster. Lascia partire una bordata la Eco, contro la quale Prinster nulla può. Sull'altro fronte invece il tiro della Muratović finisce alto sopra la porta di Masson. Stojčuk che dialoga con la Gorbatsova, che chiama anche il sistema. Coppola nella posizione di pivot, e la Eco ovviamente che punta nuovamente la difesa avversaria. Palla che rimane nelle mani degli ospiti, questa volta però il tiro di Silvia Basolu finisce, anzi scusate, Beatrice Pugliara, finisce a lato. Imposta l'azione il Brixen, che dovrà essere particolarmente attento nelle conclusioni, nel senso che le stesse dovranno essere a colpo sicuro. Difesa avanzata della Eco, incontenibile in attacco ma anche molto forte in difesa. Tiro della Put, ma è chiaro che con tiri di questo tipo non si riesce a superare una Masson. Sull'altro fronte nel frattempo c'è il fallo su Antonella Coppola, 9 metri per l'Erice. Questa volta finta della Eco, che compie anche passi, va via la Hilbert. C'è rigore e presumibilmente anche un 2 minuti, sì così è, 2 minuti per Marilena Cozzi, e rigore per il Brixen. Una bella seconda fase del Brixen, che ha beccato la Hilbert in piena corsa. Hilbert che con tutta decisione è riuscita ad andare a rete. 7 metri dunque. C'è la Eco che cerca attenzione alla Putle, che però molto decisa sacca anche questo secondo rigore. 6-7. C'è l'opportunità adesso di una superiorità numerica in campo. L'Erice rinuncia all'extra player, viene in porta la Masson. Ora giù. Peccato, c'è fallo di piede della Muratović, e così la palla torna all'Erice. Vegni blocca da dietro la Eco, deve stare attenta perché questi falli sono da 2 minuti.
è la eco veramente incontenibile. Ibriksen perde la palla proprio in un momento poco propizio, perché siamo in situazione di superiorità numerica. Errori di questo tipo possono costare molto caro. Sono proteste di Nessing, che giustamente ha protestato per un fallo su Giada Babbo, che poi ha consentito agli ospiti di rientrare in possesso di palla. Eco. Questa volta gli arbitri ravvisano una difesa in area contro il Brixen, in particolare della Saranova, su incursione della Eco. Fischi del pubblico che non è d'accordo con questa decisione. Sicuramente la Storojuk non si farà impressionare da ciò, ed infatti va a segno la Storojuk, propiziata da questo rigore, e siamo sul 6-9 al 13° minuto del primo tempo. Più decise gli ospiti in questo inizio di partita. Non è che il Vixen giochi male, ma ha compiuto qualche errore di troppo in fase offensiva, cosa subito approfittato dall'Erice. Bisogna stare attenti su ogni palla. C'è fallo sulla Vegni, gli arbitri dicono che si può proseguire. Va via ancora l'Erice, che ha subito, che è riuscito a passare indenne questi due minuti di inferiorità numerica. E la Eco veramente non si riesce a bloccarla. Muratovic, no, Muratovic in doppio appoggio per la Masson, che manda via, che manda via in contropiede il numero 9 Antonella Coppola. Sono due minuti che adesso sono stati molto cari al Brixen. C'è una munizione per l'allenatore Nessing. Effettivamente c'è stata qualche interpretazione arbitrale che ha dato adito a dubbi, però è inutile protestare contro le decisioni arbitrali. Piuttosto è importante concentrarsi sulle proprie azioni e cercare di non compiere falli inutili, perdite di palla, eccetera. 6-11 dunque, 5 reti di vantaggio per gli ospiti quando siamo giunti verso la metà del secondo primo tempo. Agitato l'allenatore Racing, che se la prende con la coppia arbitrale. Adesso si tratta di mantenere i nervi saldi, perché 5 reti sì, sono un bel gap da recuperare, però diciamo che la partita è appena giunta a un quarto della sua durata complessiva, per cui c'è tutta la possibilità ancora di riprendere. Muratovic, Giada Babbo, marcata molto stretta, fermata la Saranovic. Adesso c'è una classica decisione arbitrale che sa tanto, perché effettivamente sembra un po' troppo severa questa esclusione di due minuti a carico di Antonella Coppola. E l'Eco stessa che si diletta nella pulitura
del perché. C'è ancora da pulire, non si capisce bene cosa sia finito là sul pavimento nei pressi della linea dei 6 metri. Ecco che finalmente pare che si possa riprendere il gioco. Muratovic dialoga con Saranovic. Put. La palla arriva alla Hilver, che però era già in procinto, era già ferma e così non riuscita a prendere quella velocità necessaria per scoccare un tiro che si possa definire tale. Nulla di fatto dunque anche in questa azione offensiva del Brixen. Erice che riparte in inferiorità numerica, non si avvale però l'extra player. Fallo avvisato dalla coppia arbitrale, c'è un bloccaggio della Saranovic sulla Stojuk da dietro, questa volta sì che c'è il rischio concreto dei 2 minuti. Si rialza la Stojuk, dal mano del passivo alzato, e questa volta la Eco manda la palla oltre la traversa. Già da Babbo, ma anche la Babbo fallisce il tiro in quanto parato dalla Masson. Galvanizzata ovviamente la squadra ospite per questo favorevole inizio di partita. 5 reti di scarto, si diceva, che sono soprattutto opera della Karima Eco, che è già arrivata a 7 marcature sulle 11. Sfortunato anche il Brixen dopo la parata di Lukin, la palla è finita nelle mani degli ospiti. Difesa veramente rocciosa quella degli ospiti, si sapeva anche con l'assenza della Tarbuk. Le neroverdi formano un muro contro il quale sinora le brissinesi non hanno trovato una via di ring. Ci prova Giada Babbo, che però si vede bloccata dalla Starojuk. Il tentativo di passaggio su Violetta Vegni da parte della Muratovic non va a buon fine, c'è però un fallo, 9 metri, nuovo fallo della Storojuk sulla Muratovic. Della mano degli arbitri alzata. E questa volta la Put deve andare al tiro, trova però la Masson pronta a bloccare il suo tiro. Nulla da fare in attacco per le brissinesi, che avevano sì iniziato alla grande, poi però hanno dovuto soccombere di fronte alle stoccate della Eco, che non ha lasciato il loro scampo in difesa. C'è stato il cambio del portiera, Lukin al posto della Brünster, che però non è che abbia fruito un granché. Situazione ingarbugliata con la Masson che era uscita dai pali e la Hilber che poi ha tentato il tiro in porta. Gli arbitri ravvisano una specie di difesa in area e concedono un rigore a favore delle padrone di casa. Ancora Ligia Put sulla palla, sinora si è mostrata molto precisa in questi tiri,
C'è il cambio di portiere nelle porte, nella porta ospite. Brava la Butz, che dopo un lungo periodo di digiuno riesce nuovamente a segnare una rete per il Bressanone. Sono tre le reti segnate dal Brixen sulle sette su rigore, a dimostrazione che le reti su azione manovrata sono veramente molto difficili da conseguire. C'è un fallo di 2 minuti, questa volta contro la Put, che non protesta. E rigore per le siciliane con il numero 81, Hanna Storozuk, che già aveva segnato l'ultimo rigore. Vedremo se la Luquin saprà opporsi con successo o no, anzi c'è un pregevole pallonetto della Storozuk che supera la Luquin 7-13. Fa il suo ingresso in campo adesso Giorgia Di Pietro, che ha regalato, no anzi che gioca al posto di Ligia Put, che chiaramente, peccato il tiro della Vegni era finito in rete, però c'è stata invasione d'area, rete pertanto annullata 7-13 quando siamo giunti al 20° del primo tempo. Vedremo se le padrone di casa sapranno rimanere indenni. Non è così, perché la Eco è veramente incontenibile e segna la sua 8ª rete. Adesso per Brixen si tratterà di giocare la sua partita, non facendosi intimorire troppo dalla difesa ospite, che è comunque molto compatta, pressoché insuperabile su azione. C'è l'incursione di Esma Muratovic, molto brava a inserirsi tra la Gorbaciova e la Uliara. Questa volta il tiro è affidato a Giorgia Di Pietro, visto che la Put è fuori campo per 2 minuti. E la Di Pietro sorprende la Masson con un bel tiro a mezza altezza sulla destra della portiera. 7-14, 7 dunque le reti di scarto. La parola d'ordine è non arrendersi mai, anche quando la situazione sembra compromessa. Bressanone nuovamente al completo, c'è adesso una difesa buona, incredibile, e la Eco segna da ogni posizione, questa volta dalla posizione di pivot. Giada Babbo, che questa volta si esibisce in una prodigiosa conclusione. 9-15. Adesso sembra che Nessing abbia ordinato la marcatura all'uomo sulla Eco, che si sposta subito sulla posizione del pivot. C'è una conclusione che però non conta, perché è un fallo di invasione. Muratovic, Di Pietro. Stranamente questa volta gli arbitri optano per un tiro da fuori. C'è il fallo della Storozuk su Hilbert, altro rigore per Brixen. C'è il cambio di portiere nelle file ospiti.
ancora Giorgia Di Pietro, si mostra implacabile e con un tiro secco questa volta sulla sinistra del portiere, va a segno accorgendo sul 10-15. Gorbaciova, c'è la palla per l'ala e questa volta il pallometto finisce sul palo, fortunata in questo frangente Babbo, conclusione di Giada Babbo che si vede però neutralizzato il tiro dalla Masson. Riparte l'Erice quando mancano 5 minuti e mezzo alla fine di questo primo tempo e c'è il primo time out di questa partita chiesta dall'allenatrice ospite Margherita Conte. La pausa di un minuto che sicuramente propizia anche il Brixen e l'allenatore Nessing, intento a dare qualche indicazione utile per poter recuperare le 5 reti che separano ancora le due squadre. C'è Nessing che continua a protestare contro la coppia arbitrale. Si riprende dunque quando mancano questa poco 5 minuti e mezzo alla fine di questo primo tempo. Palla in mano all'Erice, che rimette in gioco con il numero 9 Coppola Antonella. Stojuk, Gorbaciova, ecco veramente una linea offensiva che fa tremare qualsiasi difesa. A Gorbaciova, che bellissimo servizio, e un pallonetto, ancora un pallonetto per Erice, la signora numero 15 Pugliara, dove Erice il consenso di numero 15 Pugliara. Sara Hilbert a segno con un bel tiro all'incrocio dei pali contro il quale anche la pur brava Masson nulla può fare. Storozuk punta la Saranovic che però la blocca. Coppola, Storozuk, Gorbaciova, il cui tiro però viene bloccato dalla Lukin. Riparte il Brixen che adesso gioca con 7 giocatrici in campo, lasciando sguarnita la porta. Non so se è una decisione saggia. Bel sottomano di Giorgia Di Pietro che sorprende la Masson. 12-16. Brixen che pare si sia ripreso negli ultimi minuti, è in grado di ferire anche la difesa ospite. Babbo su Eco, marcatura stretta. Sono discussioni, ancora la Storozuk a terra, chiaramente sotto particolare attenzione della difesa brissinese, le tre stelle dell'Erice, la Storozuk, Gorbaciova e la Eco che dalle retrovie sono pericoloso come anche nelle incursioni uno contro uno. E la sfortuna si accanisce anche contro la Lukin che devia in rete proprio essa stessa il suo tiro.
questa volta una decisione incomprensibile della coppia arbitrale che fischia uno sfondamento a Esma Muratovic. Comprensibile l'ira di coach Nessing, che già in una situazione di difficoltà si vede ancora penalizzato da decisioni arbitrali che sono quantomeno discutibili. Va via comunque l'erice, ancora con la Gorbaciova. Babbo, già da Babbo che quasi quasi riesce a recuperare la palla, ma solo quasi, invece l'erice ancora a essere più lesto, in particolare sempre la Storojuk, molto attiva in questo frangente. Para la Lukin. Muratovic, va via la Muratovic, che però con un tiro alto propizia l'intervento della Masson, sicuramente più vulnerabile sulle palle basse. L'erice è una fretta ovviamente, 12-17, quando siamo giunti a poco meno di due minuti alla fine del primo tempo. Cozzi, quella Cozzi, recupera palla il Brixen, Lavegni, va a segno, segna il 13-17. Ecco, va via la Ecco. Questa volta gli arbitri sono molto generosi con la difesa brissinese, in particolare con la Hilm che da dietro aveva strattonato la Ecco. Però la Storojuk, anch'essa incontendibile in questa situazione. Tiro della Saranovic bloccato dalla difesa. Fortunato il Brixen questa volta con la palla che finisce. C'è il fallo della Silvia Basolù da dietro. L'arbitro sembra voler dire con le sue gesta che si trattava di una simulazione di fallo. Da Babbo e il tiro disperato di Giorgia Di Pietro sul finire del tempo non sortisce alcun effetto e così finisce 13-18 questo primo tempo. 5 reti di scarto per la squadra ospite. Ci fermiamo anche noi per un attimino per poi risentirci nel secondo tempo.
was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità. Come Forstkronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità. Come Forstkronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat.
Eccoci nuovamente in collegamento diretto per questo secondo tempo della partitissima tra il Brixen Suiteuro e l'Erice. Il primo tempo ha visto il netto predominio delle ospiti che senza discussione è stata la squadra che ha saputo prendere in mano la partita e imporsi grazie a una Eco a tratti irresistibile e di una Sorojuk che non è da meno. 9-4 le reti, le rispettive reti segnate dalle due giocatrici, più la solita Masson in porta che ha reso difficile le conclusioni brissinesi. E intanto inizia ancora l'Erice che va subito a regno a segno con la numero 17 Gorbaciova al termine di un'azione corale di tutto rispetto. C'è l'incitamento del pubblico per le ragazze di casa che cercheranno sicuramente di rendere onore al titolo conquistato la scorsa stagione contro il Salerno, che però quest'anno potrebbe essere appannaggio proprio dell'Erice, che in più occasioni ha dimostrato di essere una squadra veramente superiore alle altre. Sempre il Salerno ovviamente da tenere in considerazione, che però oggi ha pareggiato quel di Pontigna. Intanto Esma Muratovic con una bella conclusione la segna per il Brixen, mentre sul fronte opposto c'è una palla persa dell'Erice. Bijaput nuovamente in campo dopo essere uscita verso la fine del primo tempo dopo l'inserimento di Giorgia Di Pietro, che è andata a segno con due belle conclusioni. Palla persa da Ana Saranovic, ecco, forse proprio questa anche una delle differenze tra le due squadre, che il Brixen perde più di una palla inutilmente, perde di palla che poi si ripercuotono ovviamente in modo negativo non solo sul morale della squadra ma anche sulle azioni di gioco, in quanto consentono agli ospiti di andare nuovamente in attacco. C'è Bagar, 9 metri, eseguito da Antonella Coppola, Eku Storojuk che compie un passo, fallo per c'è un 2 minuti contro Violetta Regni per un fallo sul numero 81 Storojuk, colpito in faccia. La palla però rimane alle brissinesi. In gioco la Lukin, che esce subito per far posto a una giocatrice di campo, c'è Andrea Eder che si posiziona nella posizione di Pirot. Attenzione ora a non fallire i passaggi e nemmeno le conclusioni, chiaramente. Saranovic, Muratovic non trovano sbocco le azioni offensive delle brissinesi. Muratovic, palla per la Hilbert che supera la Masson ma non c'entra lo specchio della porta. Peccato, perché era un'azione importante in situazione di inferiorità numerica. Segnare sarebbe sempre un incentivo ulteriore che dà fiducia in una situazione di recupero. La Eco, c'è la parata di Lukin, però gli arbitri
ravvisano un fallo sulla Gorbatson e c'è un ulteriore rigore per l'Erice. Sulla palla la Storočuk, contro Francesca Lukin, finta e palla tra le gambe della Lukin, terzo rigore per la Storočuk. Vuol dire che quest'oggi tutte le giocatrici sono andate a segno nei rispettivi tiri da rigore. Manovrano le brissinesi Hilbert, e questa volta la Hilbert centra la porta, sempre 5 le reti di scarto. Ecco la eco marcata a vista da Giada Babbo, ben oltre i 9 metri. Però anche senza la eco dialogano la Gorbaciova e la Storočuk. C'è un fallo e gli arbitri comminano un altro 2 minuti contro la squadra di casa per il fallo su Antonella Coppola, ed è ancora Ligia Put a dover prendere posto sulla panchina. Certamente il compito delle brissinesi in sottonumero si fa ancora più difficile di quanto lo sia già. E la eco questa volta a scoccare il rigore ed andare a segno. Nuovamente 7 giocatrici di manovra nel Bressanone nella speranza di poter far breccia nella agguerrita difesa degli ospiti. Si prova già da Babbo, doppio fallo di doppio già da Babbo. Certo che in ogni situazione in cui c'è un dubbio le interpretazioni sono troppe volte a favore degli ospiti, questo me la sento di dire senza. Ecco che serve la sua compagna all'ala destra, Storočuk, ecco. Questa volta l'incursione dell'Eco è bloccata. Individuale personale di Anna Saranovic. Che accorcia sul 16-21, invariato quindi il punteggio parziale che era di 5 reti alla fine del primo tempo. Questa volta la Giada Babbo intercetta bravamente una palla. A conferma di quello che stavo dicendo prima, gli arbitri fanno retrocedere nuovamente l'azione, prendendo al Brixen il vantaggio della seconda fase. Saranovic, Di Pietro. Questa volta le brissinesi sbagliano malamente un ulteriore passaggio, agevolando così la ripresa dell'Erice, che ringrazia. Sono proprio questi errori tecnici che rendono difficile la vita alla squadra di casa, mentre l'Erice questi errori proprio non li fa. Storočuk, e viene
la Eco, che oltretutto in questo frangente è anche fortunata, perché la palla finisce dentro dopo aver preso un doppio palo sul fronte opposto. C'è la Sara Hilver, autrice di una pregevole segnatura. A dire la verità, nell'ultima azione la Eco era stata anche affrontata fallosamente. Questa volta gli arbitri hanno soprasseduto, consentendo al Bressanone di andare a sua volta a rete. Storočuk, Gorbaciova, parata della Gorbaciova. Anche questa decisione è tutta da discutere, perché la Muratović era sì entro l'area, però sospinta da due avversarie. 9 metri già eseguito da Lerice. E questa volta è il numero 9, Antonella Coppola, che segna una bellissima rete. Proteste del pubblico per un'ulteriore decisione decisamente quantomeno dubbia. La Muratović riesce a entrare, 18-23. Non demordono le ragazze di Nessing, che rendono onore alla loro ancora attuale situazione di campionessa in carica, anche se chiaramente il Brix non è più la squadra della scorsa stagione, questo bisogna anche dirlo in tutta franchezza. Questa volta il rigore c'è tutto, fallo di Andrea Eder sulla onnipresente Polina Gorbaciova. C'è cambio nella porta del Brixen, entra Monica Prinsta al posto di Francesca Lukin, nella speranza di poter evitare la segnatura della solita Eco, che però non si fa di certo impressionare e senza tanti fronzoli manda una bordata alla sinistra della Monica Prinsta. Muratović, fermata dalla Storočuk. Saranović, bella incursione di Anna Saranović. Va via ancora il Salerno con la Storočuk. C'è fallo. Storočuk, Gorbaciova. Questa volta è chiaro sfondamento della Gorbaciova. Giada Babbo, Saranović. E questa volta bisogna dirlo, Anna Saranović è molto fortunato. Fortunata perché una palla che sembrava già persa è finita in rete con una strana carambola. 20-24, dunque 4 le reti di scarto. Siamo giunti al 12° del secondo tempo. Questo non è che non demorde. Dialogano la Eco, la Gorbaciova e la Storočuk.
questa volta le brisinesi sono fortunate perché la conclusione a rete è stata di fatto annullata per un fischio dell'arbitro che prima che la palla entrasse in rete ha fermato il gioco per via dell'infortunio subito dalla numero 81 dalla Storojuk, che tutta sola è finita a terra. Vedremo se ci sono conseguenze di questa caduta della forte giocatrice siciliana, che per il momento prende posto dietro alla panchina. La palla rimane alle ospiti, che la rimettono in gioco con il numero 9 Coppola. Gorbaciova in campo, adesso anche Valentina Landri con il numero 33 al centro dell'attacco. C'è un fallo fischiato alla difesa brissinese, 9 metri, con la mano alzata per il passivo. Il tiro della Eco è parato dalla Lukin. C'è Giada Babbo che, fermata dalla Beatrice Pugliara, cerca di servire la Regni, senza successo dalla pronta difesa ospite. Adesso è il momento delle brissinesi. Violetta Regni è molto brava ad accapararsi la palla e a prendere un rigore. Questa volta gli arbitri finiscono la Pugliara con 2 minuti, così l'occasione del Brixen è propizia per accorciare ulteriormente le distanze. Giorgia Di Pietro, che prima fallisce il tiro e poi si fa parare anche il secondo tiro dopo che la palla era tornata nelle sue mani. Ghiotta occasione, anzi ghiottissima occasione, fallita dal Bressanone, che aveva l'opportunità di andare a meno 3 se non si riescono a sfruttare queste occasioni propizie. Allora la situazione si fa davvero molto, ma molto difficile. Intanto la panchina siciliana chiede un ulteriore time out. Il secondo tempo sinora è in sostanziale equilibrio, anzi è il Brixen ad avere limato una rete dalle 5 del primo tempo, e chissà che non riesca ancora ad imporre l'una o l'altra sua azione offensiva e mettere in difficoltà le ospiti. Giunti a quasi a metà del secondo tempo, la partita chiaramente ancora tutta da giocare. Rimessa in gioco della Coppola con marcatura a vista della Eco da parte di Giada Babbo. Dialogano le giocatrici ospite. Cozzi, ancora la palla nella mano del passivo, alzata. Il tiro della Gorbaciova viene deviata dalla difesa brissinese. Tempo fermato per recuperare la palla. Mano del passivo alzata.
gioco passivo fischiato agli ospiti. La Muratovic chiede calma alle sue giocatrici, infatti Ubi Nelsing chiama a raccolta le sue. Pubblico qua al Palasporti Bressanone, nonostante l'orario del giorno infrasettimanale non siano le condizioni più favorevoli per attirare il grande pubblico nei Palasport e la Palamano. Vedremo ora cosa coach Nessing avrà iniettato alle sue ragazze. C'è ad asciugare il parquet nei pressi della panchina ospite. Probabilmente sarà l'acqua minerale versata dalle giocatrici stesse nella concitazione. L'ha detto alle polizie, se ne sta tranquillo ad osservare. Le polizie delle giocatrici stesse, entrambe impegnate, sia le brissinesi sia le ospiti. Forse sarebbe il caso di ingaggiare una persona più idonea per questo lavoro. Ecco, finalmente tutto è asciugato e il Brixen può ripartire nella sua azione di recupero del passivo. Saranovic, Di Pietro, scusate, segna la sua terza rete. ...21-24 dunque, un po' di passivo recuperato. Adesso però fa tutto da sola Valentina Landri, indisturbata, riesce ad andare a segno. La Landri si becca i due minuti per il fallo sulla Muratovic. Altra occasione per le padrone di casa in situazione di superiorità numerica. Vedremo se questa volta riusciranno ad approfittare di questa opportunità. Di Pietro, Hilber, Cola Hilber si fa parare il suo tiro dalla Masson che si scatena. E poi torna in porta ben consapevole dell'importanza di questa sua parata in questo momento della partita. È qua che il Bressanone deve migliorare. Ecco, è un po' di tempo che non si vedeva la Ecco. Palla, palla. Che non senza difficoltà riesce a mettere nel sacco. 22-25 e ora tutto diventa possibile. Tre reti Seno comunque sempre tante, però Seno nell'ambito del recuperabile. Vedremo come l'Erice reagirà a questa situazione un pochettino anche inaspettata.
se verrà fuori la classe delle varie Gorbaciova. Questa volta stranamente gli arbitri interrompono l'azione degli ospiti quando è ancora in piena azione di tiro. La Gorbaciova si sta dimostrando anch'essa molto efficace. Decisione contestatissima laddove le une reclamano lo sfondamento e altre ricevono il loro rigore a favore. Nella disperazione delle padrone di casa le ospiti vanno a segno con il rigore. E così le reti di difesa sono di nuovo divenute 4. Muratovic, attenzione a questi passaggi che sono troppo pericolosi. Della rete della Di Pietra e devono per forza di cose esserci 2 minuti. Questa volta contro la Gorbaciova. Adesso la partita sta entrando nella sua fase decisiva. Mancano più di 11 minuti alla fine. E si sa che nella pallamano 11 minuti sono un'eternità, tutto può ancora succedere. Vedremo quale delle due squadre saprà mantenere i nervi saldi. Altro rigore per le ospiti. Ogni volta che il Brixen sta per portarsi minacciosamente sotto, c'è una situazione favorevole per l'Erice. Eco contro Priester. E la Eco è infallibile anche dai tiri dai 7 metri. Un tiraccio di forza basso tra le gambe della Priester. Bressanoni ormai gioca continuamente con il settimo giocatore in movimento e la Di Pietro con un bellissimo sottomano mantiene ancora vive le speranze delle padrone di casa. Veramente una reazione lodevole delle bianco-azzurre che si oppongono con tutte le loro forze alla forza della squadra siciliana. Tiro che finisce sul palo. No, no, questo non è possibile. Un passaggio della Muratovic finisce ancora nelle mani della squadra ospite. Ecco ancora questi errori che fanno la differenza. Non falliscono invece le ospiti con la Sorociuk. Erice nuovamente al completo. Saranovic. Ancora 7 giocatrici in movimento. Giada Babbo, che però decisamente non riesce a trovare lo specchio della porta contro uno Masson che le ha chiuso pressoché l'intera visuale. E ancora una volta quando davanti la Eco si gode un attimino di pausa,
la Mason importa a fare la differenza. Bellissima incursione ospite. Ecco, vedete la differenza mentre Lerice va a segno a colpo sicuro. Le brisinesi perdono un'occasione favorevole dietro l'altra, come in questo caso. Attivo libero, la palla si stampa sul palo con buona pace dell'Erice, che a 8 minuti dalla fine riconquista nuovamente il vantaggio di 5 reti. Nell'impressione che riesca anche a tenere questo vantaggio fino alla fine. 9 metri per fallo di Eder su Coppola. Incursione della Gorbazova, veramente incontenibile. Per questa volta Giallarato riesce ad insaccare. Sono sempre 5 però le reti. Sette minuti al termine, 5 le reti di differenza. Tutto sembra ormai orientato verso una limpida vittoria della squadra ospite, che ricordiamo. Oh, incredibile questa Eco, che non solo va a rete ma procura anche un 2 minuti a carico della Vegni, che nel tentativo di fermarla ha compiuto fallo. 25 a 31 6 le reti di scarto. Ormai la fiamma della speranza in casa brissinese, che aveva avuto l'opportunità di portarsi a meno 2, sembra progressivamente spegnersi. Si tratta adesso di portare a termine questa partita che il Rixen ha cercato con tutte le sue forze di rendere equilibrata, però non c'è riuscita. Gran tiro della Saranovic, che però si stampa sulla traversa. Muratovic, Di Pietro, la Di Pietro entra in area, c'è un rigore a favore della squadra di casa. Tempo fermato, ancora avvicendamento in porta. Martina Iacovello, che ha avuto qualche momento di gloria quando è entrata sui tiri da rigore. Muratovic, Iacovello, Muratovic sulla linea dei 7 metri. Vedremo se saprà ripetersi anche in questa occasione. Muratovic. Esma Muratovic segna nuovamente su rigore e riporta a meno 5. Ecco, con una prodezza serve Antonella Coppola, tutta sola sui 6 metri, che mette dentro. Veramente imprevedibile questa Eco, che è forte in ogni frangente, sia nei tiri da fuori, sia nelle entrate individuali, sia nei servizi alle sue compagne di squadra, mentre Esma Maratovic fa vedere anch'essa la sua classe individuale, che le consente di portare ancora il punteggio a meno 5. Bellissima azione di Melina Cozzi, che con una pregevole finta fa fuori Sara Hilbert e va alla rete. C'è un passaggio di Esma Muratovic nelle mani
della squadra ospite reclama un fallo la Muratovic, che gli arbitri però non concedono. Quattro minuti e mezzo con sei reti di vantaggio per l'Erice, che sta amministrando perfettamente questa situazione adesso favorevole. Ma questi sono numeri di alta classe della Eco, che riesce a smarcare la coppola tutta sola sui sei metri. Onore alla squadra ospite, che si sta dimostrando veramente incontenibile. C'è un'ulteriore rete di Anna Saranovic, e onore anche al Brixen, che sta tentando di arginare le folate offensive delle ospiti. 28 a 34. La Gorbaciova adesso la dirige l'azione offensiva. Storojuk. Doppia finta della Gorbaciova, che le consente di arrivare tutta sola sui sei metri. 17 Gorbaciova. Adesso ci sono due minuti per la Eco. Due minuti che sicuramente non le faranno male in questo frangente di partita, anche se bisogna convenire che gli arbitri sono stati molto, ma molto prodigi nell'assegnare due minuti, spesso quando non era proprio necessario, come in questo caso. Muratovic, put, non c'è spazio, ecco l'unica che veramente adesso si prende la responsabilità del tiro, è la Saranovic. Inferiorità numerica dell'Erice, che però rinuncia all'extra player. Bagar con la palla, che rimane però nelle mani delle ospiti. Questa volta però c'è un passaggio a vuoto, va via ancora il Brixen con la Muratovic. Saranovic, ecco la Saranovic, sì, che ha capito come si deve tirare contro la Masson. Una rete più bella dell'altra. Siamo negli ultimi due minuti, 30-35. C'è l'Erice che chiede un time out. Ormai i giochi sono fatti, più che altro si tratta di scambiare ancora alcune indicazioni tecniche tra allenatrice e giocatrici. Questo soprattutto in vista anche delle prossime partite che si disputeranno di qui a poco. Sabato, lo ricordiamo, ci saranno le partite di ritorno nella casa delle squadre meglio classificate nella regular season, ossia ad Erice e a Salerno. Salerno che, come dicevo prima, ha pareggiato fuori casa contro il Pontinia, ed Erice che, salvo grosse ma grosse sorprese, non dovrebbe avere difficoltà a riconfermarsi anche nella partita casalinga. Si riprende dunque da Landry, che adesso è al centro. C'è la parata di Francesca Luchin, che devia la palla in fallo laterale. Amministrano chiaramente le giocatrici ospite.
che però trovano comunque il tempo di liberare ancora una volta Antonella Coppola sulla posizione di pivot quando scocca l'ultimo minuto della rete di Esma Muratovic con un tiro in elevazione che finisce all'incrocio dei pali. Ritorna in campo anche la Eco con l'erice completo. C'è l'incursione, funambolo, fermata fallosamente, fermata anche duramente la Storogiù in questo, nell'arco di tutta la partita, però bisogna dire che nonostante ciò ha saputo imporre la sua classe. Ultima azione, Giada Babbo. Fine virtualmente a questa partita quando mancano ancora, no, anzi, l'erice ancora a segno con la Eco, se abbiamo capito bene. Comunque la partita finisce 37 a 32 a favore della squadra ospite, che è da riconoscere senza tentennamenti è stata la squadra più forte sia in attacco che in difesa. Ha saputo arginare l'attacco più prolifico del campionato, sia il Brixen, mentre il Brixen non è riuscito a scardinare la difesa più forte del campionato. Una partita dunque dall'esito non direi scontato, ma secondo pronostico, che vedeva appunto le ospiti favorite e che hanno confermato anche in questa quarta partita di campionato, terza partita di campionato oltre a quella di Coppa Italia, di avere avuto ragione della pur volontarosa compagine di Hubinessing. Ci sono state soprattutto nel primo tempo alcune contestazioni arbitrali che però alla fin fine non hanno avuto più di tanto un peso sull'esito di questa partita, che era segnata sin dalla metà del primo tempo. Ecco qua Bressanone è stata probabilmente, salvo grosse sorprese, l'ultima partita di questo campionato che ha visto un Brixen opporsi con tutto quello che aveva alla formazione che probabilmente sarà la squadra più forte del campionato e che comunque se la potrebbe vedere alla pari con l'altra squadra che si qualificherà per la finale. Qui da Bressanone è tutto, vi ringrazio, Paul Cestari vi ringrazia per l'ascolto e per avermi seguito tutto questo campionato. Arrivederci alle partite della squadra maschile, che vedrà impegnato pure la squadra brissinese, prima contro il Sassari e poi speriamo in un'ulteriore sfida con la vincente dell'altra semifinale. Grazie a tutti e arrivederci.